Parlare dell'unità d'Italia fuori d'Italia serve comunque a dare il senso di una forza italiana. Non dimentichiamo che per i grandi paesi il giorno in cui si ricorda l'unità e l'indipendenza nazionale è un giorno che serve a dimostrare lo standing del paese. Il 4 di luglio è un giorno in cui l'America si alza in piedi e si fa vedere quanto è alta, e il 14 luglio è un giorno in cui la Francia fa la stessa cosa. Noi questa celebrazione così solenne la facciamo una volta ogni 50 anni, probabilmente perché abbiamo una storia così lunga che, a differenza di paesi più giovani, possiamo anche permetterci celebrazioni così intermittenti. Hanno un valore, a mio avviso, un po' retorico, ma fortemente simbolico verso tutti. Hanno un valore speciale per gli italiani che hanno lasciato l'Italia, o i cui genitori o i cui nonni lasciarono l'Italia anni addietro. Perché? Perché sono italiani che all'Italia sono rimasti legati. Ora, è un rapporto delicato questo tra questi italiani e l'Italia che 150 anni dopo celebriamo, perché quella è un'Italia che si era unificata, ma evidentemente non si era unificata abbastanza da far posto a loro. Era un'Italia che, in quanto unificata, si esprimeva il futuro degli italiani, e questi, il loro futuro, dovettero andarselo a cercare da qualche altra parte. Il cammino della speranza andava fuori d'Italia. Allora, è un po' parlare a coloro che si è traditi, che si è tradito e che tuttavia sono rimasti innamorati, situazione che accade anche nei rapporti privati, tra le persone. Ora si tratta di rivedere criticamente questa Italia, anche di dar loro conto delle ragioni loro o dei loro nonni che ebbero di delusione, di tradimento rispetto alle loro aspettative. Ma si tratta di dare anche un senso all'amore che per loro è rimasto di questo paese, a fargliene cogliere i lati positivi, a fargliene cogliere i problemi ancora aperti, a far cogliere l'importanza del loro stesso sentimento di identità nazionale, perché la credibilità del loro paese, a cui sono comunque attaccati, venga accresciuta. I giovani hanno qualche ragione per essere informati di questo fatto, che spesso non conoscono, ed è colpa dei monumenti e della retorica patria, perché un Garibaldi e un Mazzini senza una barba bianca sul cavallo o in un altro sito ufficiale non c'è verso di vederli. Insomma, Mazzini era un giovanotto di cui si innamoravano donne in qualunque parte d'Europa andasse, perché era un affascinante giovane italiano con un bellissimo sorriso e mani che pare fossero mani molto belle. Mameli, come ha detto Benigni, era minorenne quando scrisse l'inno di Mameli. I fratelli Bandiera, quando morirono, stavano tra i 20 e i 30 anni. Era un ragazzo pisacane quando cominciò a fare le sue prime uscite nel 48, ed era ancora giovane quando andò a morire. Fu un'avventura per giovani. Fu un'avventura per giovani che scommisero sul loro paese, in realtà sul futuro del loro paese. Oggi, per un giovane italiano, può essere difficile scommettere sul futuro del proprio paese, e anche qui è importante vivere questo, anniversario senza retorica, mettendo in luce ciò che noi sappiamo fare, ma mettendo in luce anche il fatto che evidentemente facciamo assai meno di ciò che sappiamo fare, perché un giovane, quanto più è qualificato,
tanto più va a cercare un lavoro adatto alla sua alta preparazione fuori e non in Italia. Ricordare a questi giovani che dei loro simili nel 150 anni fa avevano fatto una cosa allora così stravagante come poté essere unificare l'Italia in quelle condizioni, potrebbe anche servire ad alcuni di loro per convincerli che, vabbè, insomma, proviamoci anche noi a vedere se l'Italia di oggi la cambiamo, se, questa è la mia convinzione, le restituiamo il futuro, visto che poi un po' di quel futuro siamo noi. La lingua italiana oggi è un grande fattore di unità. La bellezza dell'Italia nata, non dell'Italia da nascere, è stata che ha tolto dallo scrigno dove c'erano Petrarca, Alfieri, Foscolo, Leopardi, Ariosto, Tasso, i gioielli dell'italiano. E lo ha reso lingua sempre più parlata da tutti. Ecco, questo è stato uno straordinario fatto di italianità. Ma il vero ruolo della lingua italiana oggi è quello di essere diventata la lingua di chi è venuto fuori da fuori e di essere diventata, siamo a New York, la lingua di tutti gli italiani. Da questo punto di vista, sempre per rimanere, e siamo alla fine, alle citazioni cinematografiche, l'unificazione dovuta alla lingua si è compiuta quando arrivarono a Milano Rocco e i suoi fratelli. E ci arrivarono tra la fine degli anni 50 e il 60 del Novecento. Arrivarono dal profondo sud, cominciarono a parlare tutti la stessa lingua, sia pure con accenti diversi, e da allora, piaccia o no a chi ama cercare nel Po degli antenati celtici che non ha, sono tanti i sindaci settentrionali che parlano italiano con accento calabrese e siciliano. Intanto è importante per noi, nel 150esimo, prendere atto che nei 50 anni che sono passati dall'ultima celebrazione, quella di 50 anni fa, del 1961, l'Italia ha rovesciato la propria posizione, perché nel 1961 era ancora un paese di emigrazione. Un paese dal quale si andava via perché evidentemente l'affidabilità dello sviluppo futuro interno non era ritenuta sufficiente da molte famiglie per garantire il loro futuro. Negli anni, fino agli anni 70, l'Italia è stata un paese di emigrazione, dopo ha cessato di esserlo ed è cominciato il flusso inverso. Questo di sicuro significa una cosa, che nell'insieme l'Italia era arrivata a quelle condizioni di sviluppo che danno alla maggior parte dei suoi cittadini, soprattutto ai più deboli, la ragionevole certezza che è meglio rimanere perché qui c'è qualcosa anche per me. Quindi l'opposto di ciò che era accaduto quando erano i nostri nonni che vendevano il materasso e la rete per avere i pochi soldi per fare il biglietto sulla Vulcania e la Saturnia. Oggi questi non più. Ecco, c'è una i nostri emigrati sono, in ragione della struttura di questa economia più pur forte italiana, quelli più preparati.
Prevalentemente nei flussi, appunto, salvo questa parte altamente qualificata, noi ormai siamo un paese che riceve immigrazione più che non dare emigrazione, il che evidentemente ci ha arricchito intanto di bambini. Cosa fondamentale per un paese, noi stavamo ormai scivolando progressivamente dai 60 milioni a cui eravamo arrivati verso i 55, grazie all'immigrazione negli ultimi 3 anni siamo risaliti sopra i 60 e sono tutti questi bambinelli di colore vario che ormai rappresentano una, secondo me, proprio festosa e variegata presenza nelle nostre scuole. E ci siamo arricchiti perché la nostra economia si avvale di una quantità di lavoratori non italiani, perché la nostra stessa imprenditoria è stata rinvigorita dai tanti immigrati che anziché venire a fare i lavoratori dipendenti o i raccoglitori di pomodori, hanno aperto piccole imprese in Italia, sono ormai migliaia e migliaia. Questo arricchimento può diventare un impoverimento se al crescere del numero delle famiglie immigrate non si accompagnano politiche attive di integrazione che rimuovono le diffidenze che soprattutto nei ceti meno, diciamo, qualificati, meno istruiti, più incerti di sé, si determinano in ogni paese ogni volta che si mettono insieme i diversi, che non si capiscono, che hanno abitudini diverse, che diffidano un po' gli uni degli altri e che solo se accompagnati da politiche integrative riescono a superare questa fase. Più c'è questa questione musulmana che viene strumentalmente agitata da entrambi i fronti, che riesce a confondere cose profondamente diverse come sono l'arretratezza e la religione. I musulmani trattano le donne come noi non le trattiamo e quindi vuol dire che i musulmani hanno una religione che è una vergogna. Io provo a replicare, io sono di origini siciliane e i miei nonni trattavano le donne esattamente nello stesso modo, nella Sicilia di 80 anni fa non mi risulta che fossero musulmani. Io vi dirò che credo che queste cose sono destinate ad essere superate, perché hanno una forte valenza politica, ma hanno una tale intensità di stupidità che alla fine l'intelligenza media degli esseri umani è portata a superarli. Basti dire che quando dopo un po' ci si conosce, i pregiudizi cadono in realtà e allora favorire, incentivare questa conoscenza personale lascia poi agli stereotipi ansiogeni dei media il tempo che trovano.